Ah, come si può vedere, in quella punta lì c'è ancora neve. Allora, c'è qualcuno che dice che la gioventù d'oggi non è capace di fare una guerra, diciamo, come si deve, no? Perché non siamo allenati, addestrati, diciamo, per fare quel tipo di guerra, diciamo, quel tipo là, diciamo. Pam, 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 pam. Ma io, diciamo che non sono d'accordo con voi. Voi basta che vedete, diciamo, internet, YouTube è pieno di ciccio gamer, di favij che giocano a fare la guerra, diciamo. Questa è tutta gente che si stava allenando. Voi pensavate che loro cazzeggiavano? Non è vero, assolutamente. Questa gente si stava. Se tu chiedi a loro delle armi, delle bombe, delle granate, di cose, loro sono espertissime. E si stavano appunto allenando proprio per i tempi che stavano per venire. Quindi non prendiamoli in giro, forse dovremmo prendere in giro noi stessi per non essere anche noi dei ciccio gamer. Tra l'altro, io non so se ciccio gamer è un gamer effettivamente, però ho sentito sto nome ciccio gamer, ciccio gamer. Come a me piace fare la vittima, ti voglio spaccare i marroni di nuovo. Cari prigionieri, cari fratelli prigionieri, io non vedevo l'ora, no, quando ero piccolo, di diventare grande. Quando diventerò grande, ah, che bello, non vedo l'ora. In pratica questo prigioniero è stato spostato dalla gabbia albanese alla gabbia italiana, diciamo. Sono stato isolato subito, appena sono venuto qua. Ero circondato di gente libera, sorridente, divertente. In Albania eravamo sotto comunismo e sapevamo di essere schiavi, diciamo. Non è che stavamo ad avere un ego così gonfio, diciamo. E infatti chi li governa adora proprio lo schiavo felice. L'unica cosa che ti posso dire è armarti della curiosità, e se dentro di te c'è questo disagio, diciamo, che non ti trovi bene con il mondo, eccetera, eccetera, seguilo, diciamo, e ad un certo punto dovresti anche agire su quella cosa che hai dentro, no? Senti che questi video, diciamo, ti stanno dando qualcosa, beh, esprimilo, è già il primo passo, diciamo. Ma non perché a me me ne freghi qualcosa, ma è come tipo un passaggio, perché uno, per dire che guarda i miei video, perché io adesso capisco che qualcuno li vede questi video, però ancora non commentano, per dire, no? Perché si pensano che, ah, se qualcuno vede che ho commentato questo pazzo, per dire, no? Quello è il primo passo, diciamo, commentare e dire la tua. E lo dici, no? Pubblicamente. Poi il secondo passo, comincia a mettere il nome. E poi, una volta che hai appreso, no, da me, da altra gente che fa video pubblicamente, prendi questi concetti, se senti che sono validi, se dentro di te ti aiutano ad esprimerti, ti aiutano a far uscire la merda, diciamo, ed esprimi te stesso in un video. Capito? Perché se sono solo io a fare questi video, io sono facilmente censurabile, ok? Quindi questo è il trucco. Dobbiamo essere tutti guerrieri. Non ci deve essere una testa, perché la testa poi è come se spegni la testa, tutti, oh, che devo fare? Che devo fare? Beh, potrebbe essere che tutto questo sia un'illusione, nel senso che la gente non sarà mai in grado così, ci sarà sempre qualcuno che la guiderà, non lo so. Però io sono sicuro che, diciamo che i frutti, perché uno direbbe, no, ma scusa, ma perché dovrei fare questa vita io, no? Dovrei sentire i tuoi video e magari agire anche, tipo allontanarmi dal mondo per finire isolato come sei finito tu, no? Quali sono i benefici? E io penso che, diciamo, dal 2020 abbiamo cominciato a vedere un po' di benefici, a fare, diciamo, i complottisti, come ci chiamano loro, no? Cioè a vedere il mondo in un altro mondo. Il fatto che, diciamo, allontanandoci dal mondo, diciamo,
c'è chi ha fatto una scelta dal 2021 e chi non l'ha fatta, diciamo. Ed è una scelta abbastanza importante, diciamo, no? Abbastanza vitale, diciamo. Quindi poteva sembrare che questo modo di pensare, di vivere, non portasse da nessuna parte, però vedi che piano piano, ecco, molta gente di questi che si credevano liberi adesso sono nelle mani del destino, diciamo, del destino che clicca e boom, sparito. Ora c'è un problema, diciamo, abbastanza grave che abbiamo adesso, diciamo. Non ci è possibile vivere se non si lavora per il sistema. Anche se non lavorassi per il sistema, comunque, anche se hai una casa tua, diciamo, comunque è quella casa in affitto. Questi qua te lo danno in affitto e tu devi dare i soldi. Questo fanno in modo che così tu non puoi, così, diciamo, solo a pochi è permesso di vivere così, insomma, con la ricchezza che hanno, solo a pochi. E così tu lavori sempre per loro, no? Hanno gli schiavi. E quindi, per avere la libertà, prima di tutto di lavorare come vuoi tu ed essere libero, e non far avvelenare tuo figlio appena nasce, no? Tutte queste cose qua, protestando, soprattutto dopo il 2020, loro non vogliono sentire ragioni. Il primo passo, sì, è svegliarsi, avere il coraggio, eccetera, eccetera, però ad un certo punto non basta il coraggio, ok? Ad un certo punto bisogna combattere in qualche modo. Quando stavo alle superiori, praticamente abbiamo fatto un torneo di calcio, no? Torneo di calcio. Però c'era un bullo lì in classe da noi che voleva comandare, voleva fare di tutto. Da notare anche le donne, lui era proprio amato dalle donne, anche se era veramente un porco proprio. Però era un tipo così, bello, alto, muscoloso, no? E già lì io capivo un po' come funzionava il mondo, ma come cazzo è possibile? Cioè, questo è un pezzo di merda? E tutti gli vanno dietro. No. E poi ho capito che la scuola, diciamo, è una miniatura della società, diciamo. Che una volta che sarei uscito da là avrei visto le stesse cose. Anche oggi le persone, lui aveva anche soldi, diciamo, questo tizio, e si vestiva sempre con cose di marca, eccetera. A differenza mia, che era un poveraccio, e le donne gli stavano dietro. E praticamente ho visto una volta per strada, perché a volte ho fatto la stessa strada con lui quando tornavo a casa. Lui praticamente senza problemi fermava qualcuno per strada e quella gli dava il numero tranquillamente. Ma io così, ma come cazzo è possibile? What is your fucking secret, bro? Mi sto slogando il polso qua. Ma che cazzo? Ma qual è il tuo segreto, porca puttana? Dimmelo! Insomma, il segreto era emanare quell'aria da rettile, diciamo, e l'altro rettile lo captava. Ma se tu, essere umano, diciamo, vuoi anche tu così, carnalmente, così, così, usufruire di questa apparenza piacevole. Allora, praticamente, diciamo che siccome il racconto sta diventando un po' zozzo, c'è stata una censura, forse Dio ha intervenuto e ha terminato, diciamo, la cosa, che c'ha il limite questa, no? Di 30 minuti. E quindi continuiamo con questa nostra storia, è vero, bellissima, eccezionale, che ci fa capire, qui c'è la lezione, diciamo, no? È quella. Quindi abbiamo capito che noi siamo schiavi, no? E abbiamo capito che i bulli che ci controllano non capiscono con le buone, no? Quindi che succede?
Dovevamo fare questo torneo di calcio, non so se l'ho detto, lo ridico. E questo tizio, diciamo, decideva chi doveva entrare e chi doveva uscire dal campo. Cioè, noi della classe, i maschi della classe, diciamo, lui era la testa che pensava chi doveva entrare nel campo e chi doveva uscire, no? E diciamo che lui faceva giocare di più se stesso piuttosto che gli altri. E io, diciamo che mi sono un po' alterato, è vero, perché non ero molto d'accordo con le sue scelte tattiche e tecniche, è vero. E lui mi ha detto: ok, ci vediamo con te, ci vediamo domani a scuola. E regoliamo i conti. Ho detto: oh, caspiterina, come faccio io a battere questo stronzo così grosso e muscoloso, diciamo? Ebbè, ho pensato tanto e ho preso una cosa del genere, diciamo, ok? Un taglierino. Ho preso il taglierino quel giorno e, diciamo, quello mi ha salvato dalle botte, diciamo, che avrei preso da questo bullo, diciamo, no? Lui è venuto col casco del motorino e me lo stava tirando così, però appena ha visto l'aggeggio che tenevo in mano, The Equalizer, questo l'arma, ragazzi, equalizza, ci rende tutti uguali, perché se anche una donna che potrebbe essere violentata, per dire, da un uomo o da un bullo, da un pezzo di merda, per dire, che vuole violentarla, che non ha la forza per contrastarlo, con un'arma può. Ok? Ed è il concetto più stupido che hanno messo in testa la gente, che non si può fare una cosa del genere. Quindi, secondo loro, il più bullo, cioè che sono loro che ci controllano, ci deve violentare continuamente e noi do non dobbiamo fare niente. Quindi, questa storiella del bullo, no? È passato un uccello qua grosso. Questo per dire che praticamente, il bullo non capisce con le buone. Questo tizio, anche prima che succedesse questa storia qua, lui mi prendeva in giro perché io ero albanese, non parlavo bene, eccetera, eccetera. E quindi, lui avrebbe continuato a comportarsi così con me e mi prendeva in giro davanti alla classe, per dire, no? Io più di tanto non è che potevo fare, diciamo, no? Perché lui era anche bravo con le parole, io non sapevo parlare bene, cioè sapevo parlare, però avevo timore degli altri perché non parlavo bene, no? E quindi tenevo tutto dentro. E questo per dire che, dopo quello che è successo, dopo che lui l'ho affrontato con il taglierino, lui da quel giorno in poi non ha più osato scherzare, dire niente su di me, niente. Infatti, questa è una cosa che è successo al terzo tipo, alla fine del terzo, e per 2 anni noi praticamente è come se non ci siamo più parlati. Solo alla fine, quasi quasi, proprio per cose, proprio esigenze, proprio che dovevamo parlare, si parlava, non ha più osato prendermi in giro. Questo perché, ragazzi, cioè, praticamente ci sono persone che sono degli animali, ragazzi, e li devi trattare da animali perché purtroppo non riescono a capire quella logica. Ok? Questa gente che ci controlla sono bestie, non capiscono quella logica. Che cazzo di voi parlate di diritti e libertà a questi? Quando ti hanno chiuso in casa e ti hanno messo il bavaglio, eccetera, eccetera, non ti fanno più lavorare. Pensi di fare qualcosa in questo modo? Ok, con questo video diciamo che l'elenco, diciamo così, Marcel, diciamo, passa di priorità come canali da chiudere e da chiudere proprio fisicamente anche lui, diciamo. Ok, diciamo che abbiamo sfornato un'altra perla pure oggi. Ciao ciao. Eccoci qua con la legna del giorno, è vero. Ogni tanto la metto dentro anch'io, eh? Sempre a lamentarsi. Godi Marcel, non piangere, che anche tu lo metti dentro, guarda, guarda come lo metti. E questo, gli c'entra questo secondo te? Io penso di sì, eh. Hai visto, c'entrato? Mamma mia, come ficcamo oggi, eh? Vediamo se riesco. C'è un tizio che l'ha preso così, così come sono, e se le sta portando via così.
con arroganza. Ecco, questo diciamo è la vita, diciamo. Ecco, si è buttato. Ma cosa dici? Lui era... stava salvando i suoi amici, erano caduti in guerra e lui li stava salvando. Oppure si stava a magnà. Forse era uno sverige versione formica, diciamo. Certo, magari noi siamo un po' meglio della formica, diciamo. Neanche più di tanto. Pure questo, sembra un uomo questo. A me sembra una scimmia.